Buonasera a tutti. Si prosegue il Consiglio Comunale di ieri sera. Do la parola al segretario per l'appello. Ci presente, lo dico io. Chitò Monica, assente. Di Cristo, Presente. presente, eccolo, presente. Di Pietro, presente. Franciosi, Presente. presente. Pagani, assente. Pastorino, presente. Perego, presente. Piano, presente. Leo, Presente. presente. Aiosa, presente, sì, presente. Attanasio, presente. Bonomelli, presente. Borgonovo, no, aspetta, no, no, è vecchio. Cozza, scusate, no, mi hanno dato il foglio sbagliato. Cozza, assente giustificato. Di Stefano, presente. Ercoli Luisa, presente. Fiorino, presente. Ghezzi, presente. Lanzoni, presente. Molteni, presente. Pasquinelli, presente. Pogliaghi, presente. C'è. Ah, ecco, presente. Recupero, presente. Rosa Vittoria, presente. Valsecchi, assente. Giustificato. Giustificato. Vincelli, presente. Assessori presenti, Pizzocchera presente, D'Amico presente, La Miranda presente, Magro presente, Pini presente, Torresani presente. Consiglieri presenti. Ventuno consiglieri presenti, quattro assenti, la seduta è valida. Procediamo alla nomina di tre scrutatori, per la maggioranza Recupero e Attanasio, per favore. Ok. Per l'opposizione Leo, va bene? Grazie. Passiamo alla delibera del Consiglio al punto 2, approvazione del regolamento di pulizia urbana, che abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione numero 28 del 5 marzo 2002, in vigore dal 18 aprile 2002. Do la parola ai relatori, in questo caso sono due, do la parola a Recupero, consigliere Recupero, e successivamente al consigliere Piano. Prego, consigliere Recupero, ha facoltà di parola. Grazie, buonasera Presidente e buonasera a tutti. In data 11 aprile 2018 si è riunita la prima commissione consiliare presso la sala riunioni del secondo piano del Palazzo Comunale con ordine del giorno, approvazione del regolamento di polizia urbana che abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 28 del 5 marzo 2002, entrato in vigore dal 18 aprile 2002. Presente in commissione, oltre ad alcuni consiglieri, l'assessore competente D'Amico Claudio e il comandante di Polizia Locale Curcio Pietro. Apre la commissione stessa il presidente Vincelli, dando conto dell'oggetto da trattare e cede la parola all'assessore D'Amico, dove spiega che le diverse norme succedutesi nel tempo in materia di sicurezza urbana impongono la necessità di adottare un nuovo regolamento per meglio rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita. Naturalmente attraverso le importanti azioni che possono essere messe in campo dalla Polizia Locale. Il regolamento è stato redatto in gran parte dall'ufficiale Briga Fabio, purtroppo assente in commissione per poter fornire i dettagli più tecnici per motivi di salute, che ha lavorato in sinergia con gli uffici coinvolti dal tema e che presenta importanti caratteristiche, quale ad esempio la regolamentazione più adeguata su alcuni aspetti della vita sociale della nostra città. È ripulito da norme ridondanti, sovrapposte e a volte contrastanti tra regolamenti similari, e frutto anche del confronto con altre realtà cittadine. Contiene importanti regole contenute nel decreto Minniti, dove sono stati già applicati ad oggi allontanamenti di 225 soggetti,
regole che sono rivolte anche a contrastare i fenomeni di scadimento della qualità urbana e comportamenti che turbano il libero utilizzo dei spazi pubblici e dei giardini. Il regolamento è suddiviso in 7 titoli e disciplina in dettaglio la sicurezza urbana e pubblica in comunità, la convivenza civile, la vivibilità, il decoro e l'igiene pubblica, la pubblica quiete, le discipline dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative, la disciplina del suolo pubblico, le norme finali e il sistema sanzionatorio. Questo regolamento è stato concepito quale strumento utile per tutte le forze dell'ordine sul nostro territorio per intervenire. I consiglieri hanno posto alcune domande e o chiarimenti ai quali sia l'assessore D'Amico che il comandante Curcio hanno dato risposte in merito. La discussione è stata ampia e articolata, diverse sono state le proposte sulle quali si è sviluppata la discussione. Nel complesso possiamo affermare, a detta anche dei commissari, che è stata una commissione molto proficua per le forze politiche presenti. L'assessore si è reso disponibile ad accogliere eventuali richieste di modifiche da sottoporre in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola al consigliere Piano. Grazie Presidente, io non ho molto da aggiungere rispetto a quello che è stato appena detto dal consigliere di maggioranza. Mi limito ad osservare che la commissione si è svolta in due sessioni, la prima che è stata indetta quando siamo stati appunto nominati relatori e poi c'è stata una successiva seduta di commissione dove l'assessore ha portato le integrazioni al regolamento e che sono state discusse. Quindi attraverso il lavoro della commissione poi si è pervenuti a degli emendamenti che sono stati condivisi dai commissari presenti nella prima e nella seconda seduta di commissione e che poi saranno illustrati nel corso della serata e che integrano la delibera originaria che era stata, diciamo, inviata a tutti i consiglieri. Credo di poter dire che il metodo di lavoro sia stato un metodo assolutamente proficuo, pur nella diversità di posizioni e di vedute. Poi nel merito dei singoli emendamenti entreremo quando apriremo la discussione. Comunque è stata un'ottima occasione di confronto. Grazie consigliere. Bene, apriamo la discussione, sono aperti gli interventi e le prenotazioni. Chiedo scusa, Assessore, mi sono confuso. Prego, la parola all'Assessore per la presentazione. Buonasera a tutti. Devo dire che questa sera portiamo in Consiglio Comunale un documento importante per il nostro comune, per la nostra città, perché è quel documento che dà le regole della pacifica convivenza, quelle regole che poi dovranno essere fatte applicare dalle nostre forze dell'ordine, quindi dalla nostra polizia locale, e regole che diventano regole che dovrebbero essere fatte applicare poi non solo dalla nostra polizia locale ma da tutte le forze dell'ordine, perché avrà un valore che va al di là della sola polizia locale. Quello che era importante fare era modificare un regolamento ormai datato, un regolamento fatto nel 2000 e poi aggiornato nel 2002, però capite, sono passati tanti anni. Ci sono state numerose leggi che sono cambiate e che hanno portato delle novità, e noi abbiamo ritenuto importante andare a recepire molte cose che sono state aggiunte dal legislatore nazionale, che ha dato la possibilità agli enti locali di recepire alcune norme che vanno nel senso di una maggiore sicurezza sul territorio e di una maggiore ordine nella vita quotidiana. È vero che dietro a questo regolamento c'è una visione politica che è quella che noi abbiamo, che abbiamo proposto ai nostri cittadini nella campagna elettorale, quella di più sicurezza,
più ordine e più sicurezza. È una linea politica che noi abbiamo già applicato con l'ordinanza del sindaco, che è andata subito a recepire, in attesa dell'approvazione del regolamento, che fa sì che le norme diventino stabili, è andata subito a recepire però una possibilità soprattutto specifica che veniva data dal legislatore nazionale, che è quella di poter applicare gli allontanamenti, i cosiddetti DASP urbani, che però è un termine improprio, perché il termine corretto è quello degli allontanamenti. E noi con quella misura abbiamo già iniziato a lavorare dal luglio dell'anno scorso e ha dato degli ottimi risultati, perché siamo riusciti ad arrivare ad oggi. Aggiorno anche il consigliere Recupero, che ha parlato di 225 allontanamenti, siamo arrivati a 227, quindi siamo andati avanti. E non solo, abbiamo intrapreso un'azione di cui poi vi parlerò, dando anche dei numeri, perché questa è l'occasione anche per fare un po' il punto della situazione sulla sicurezza in città, che sono importanti. Ma questo regolamento ci darà, e darà soprattutto alle forze dell'ordine, altri strumenti per intervenire. E soprattutto devo dire con piacere che il lavoro fatto insieme ai commissari di tutte le forze politiche ha portato a emendamenti condivisi che sono andati ad integrare la prima bozza di regolamento, e che quindi non è stato per nostra volontà chiuso, ma è stato aperto. Io mi sono presentato in commissione con la massima apertura nei confronti di tutte le proposte, perché questo è un regolamento che, anche se parte da una visione politica che vi ho dato, e quindi è una visione che io spero sia condivisa da tutti, ma può anche non esserlo, perché è una visione politica in una certa direzione, ma essendo un regolamento che poi va a regolare la vita di tutti, io ho voluto e ci ho tenuto proprio a portarlo con la massima apertura nei confronti di tutte le proposte. E sono compiaciuto dal fatto che la discussione sia in commissione, ma sia anche successiva, con delle proposte di emendamenti arrivate successivamente, poi comunque esaminate anche dalla commissione, è stata molto utile questa condivisione, perché siamo riusciti anche ad apportare alcune modifiche interessanti che non ha avuto nessuna remora a considerare positive, e quindi verranno tutte inserite in un maxi emendamento che va a emendare il testo base e che sarà il primo maxi emendamento. Poi sono stati aggiunti altri emendamenti, ne ho due per ora, se non ce ne sono altri, e non so se, Presidente, do il mio parere subito su questi altri emendamenti o si fa dopo un... Dopo, ok. Quindi abbiamo fatto, credo, un buon lavoro, e ringrazio tutti i commissari per questo lavoro condiviso. Credo che sui regolamenti questa sia la linea da seguire, perché i regolamenti non sono per uno o per l'altro, sono per tutti, e quindi se si riesce a trovare una linea comune è importante. Credo che questo nuovo strumento regoli tante cose che sono degne di nota. È uno strumento piuttosto consistente, perché si compone di 60 articoli, quindi non è una cosa semplice, ma è una cosa che abbiamo fatto in modo ragionato, facendolo girare per ben due volte per tutti gli uffici comunali, in modo che ogni settore potesse portare la sua proposta, e soprattutto perché venisse armonizzato con gli altri regolamenti che altri settori hanno, come i regolamenti nel settore dell'igiene e altri regolamenti che questa amministrazione, questo comune ha, e quindi era inutile a volte fare delle ripetizioni di cose presenti già in altri regolamenti, o magari mettere una norma diversa da quella che è prevista da un'altra parte. Quindi il lavoro preparatorio è stato grosso, il lavoro di redazione è stato importante, e devo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, soprattutto la polizia locale, che ci ha lavorato, devo dire, in modo
molto serio e soprattutto negli orari ordinari. Perché voglio ricordare che nel 2000, quando fu approvato il vecchio regolamento, fu creato un progetto ad hoc finanziato. Quindi in quel caso la redazione di questo regolamento fu fatta sempre dalla Polizia Locale, però ebbero un pagamento ulteriore rispetto al normale stipendio del personale. E quindi ebbe un costo la redazione di quel regolamento a quel tempo. In questo caso non c'è stato questo costo, è stato fatto a costo zero e credo che anche questo, in un momento difficile per le casse di questo comune, credo che sia una cosa da rimarcare. Nonostante non ci sia stato un progetto specifico, il lavoro è stato molto serio, è stato fatto molto bene, siamo arrivati a stabilire che in questo regolamento sono inserite numerosissime norme, a volte di buon senso, a volte anche di buona educazione, possiamo dire, e io sono molto dispiaciuto, lo dico perché questa è una mia valutazione politica, però sono molto dispiaciuto che nelle scuole non si faccia più l'educazione civica, ecco, perché la ritengo una cosa importante. Noi con questo regolamento vogliamo anche mettere delle norme di buona educazione nei confronti degli altri, perché se dobbiamo vivere insieme dobbiamo essere educati nei confronti di tutti. E quindi anche le norme che prevedono che non ci si debba... ce n'è una, ve ne cito una, che può sembrare un po' anacronistica perché è una cosa molto semplice e qualcuno potrebbe dire ma mettere in un regolamento addirittura una cosa così, però io la ritengo corretta, che è quella che dice che sulle panchine pubbliche bisogna cedere il posto agli anziani, ai disabili, alle persone che ne hanno bisogno. Perché sono norme molto semplici, che una volta erano norme di buona educazione, ma sembra quasi che si siano perse queste norme di buona educazione. Quindi noi l'abbiamo voluto inserire queste cose. Come ritengo molto interessante anche una proposta che è stata fatta da un consigliere di opposizione, che però ho recepito molto volentieri, che è quella del divieto di fumo nelle aree dove ci sono giochi per bambini. Lo ritengo anche questo un qualcosa che dovrebbe essere di buona educazione, di non fumare vicino a un bambino, però se c'è chi lo fa, e c'è chi lo fa, noi diciamo che non va bene. Le sanzioni quali sono? Le sanzioni che sono state previste per le violazioni di queste norme, fatto salvo delle violazioni di norme statali che hanno già una loro sanzione, come gli allontanamenti che noi recepiamo, che hanno la loro sanzione, c'è anche la sanzione dell'allontanamento, oltre a quella pecuniaria, eccetera. Di norma noi abbiamo previsto all'articolo 56 che le sanzioni vadano da un minimo di 25 euro a un massimo di 500. Quindi abbiamo dato una quantificazione univoca per tutti. Ma perché abbiamo considerato di fare così nel regolamento? Perché abbiamo dato la possibilità alla Giunta di approvare un regime sanzionatorio speciale per ogni specifica violazione. Quindi abbiamo creato uno strumento snello, perché se ci dovesse essere l'esigenza di punire determinati comportamenti che sono molto sgradevoli, magari sono molto diffusi, e si vuole aumentare la sanzione, lo possiamo fare con una semplice delibera di giunta. Finita l'emergenza si può riabbassare in modo molto snello, senza dover rifare tutto un iter per una modifica di un regolamento comunale che comporta mesi di lavoro, commissioni, eccetera. Quindi abbiamo ritenuto di dare la possibilità alla Giunta, che la Giunta in questo caso è di questo colore politico, ma può essere di un altro, quindi chi in quel momento amministra ha una possibilità snella di intervenire anche sul regime sanzionatorio. Abbiamo aggiunto anche qui un altro emendamento che proviene da un consigliere di minoranza, che è quello, abbiamo aggiunto un articolo, l'articolo 60, come disposizione finale, è quello di dare la massima pubblicità a questo regolamento, che forse sembra una cosa un po' ovvia, però quando ho ricevuto questa proposta di emendamento mi sono detto
A volte le cose ovvie poi vengono date per scontate e non si fanno. Allora è giusto scriverlo, scriviamolo, perché questo deve diventare un documento conosciuto, lo dobbiamo anche andare a spiegare ai giovani che crescono e che sappiano quali sono le regole di civile convivenza nella nostra città. E quindi sono molto contento di essere arrivato a questa stesura. Voglio sottolineare alcuni punti, sono tanti, però io ne voglio sottolineare qualcuno che magari mi sembra dal mio punto di vista importante, come quello dei rumori. Allora, noi abbiamo inserito, perché riteniamo che il rumore sia molto dannoso nella vita delle persone, e quindi riteniamo che sia corretto che ognuno si preoccupi di far sì che la città sia meno rumorosa, meno caotica. E ci sono strumenti che fanno molto rumore, anche strumenti hobbistici che fanno molto rumore, oltre ad inquinare. Sappiamo che inquinamento com'è nella nostra regione. E quindi abbiamo messo dei limiti per l'utilizzo di tutte quelle strumentazioni per il taglio delle siepi, il taglio dell'erba, quei soffiatori per raccogliere le foglie, perché ormai il rastrello ha perso l'uso, ormai non usa più nessuno il rastrello per raccogliere le foglie, ma si usano questi soffiatori che però sono a motore a scoppio normalmente, fanno un gran rumore, inquinano tanto. Allora noi cosa abbiamo fatto? Visto che esistono ormai attrezzature elettriche che non inquinano e non fanno rumore, abbiamo detto che chi usa le attrezzature elettriche avrà orari più ampi per usarle. Chi invece usa attrezzature a motore a scoppio e rumorose ha orari più limitati. Sapendo però che non è che possiamo costringere a comprare immediatamente nel nuovo taglierbe, abbiamo messo una norma transitoria, diciamo che questa regolamentazione su questi orari entrerà in vigore 12 mesi dopo l'approvazione del regolamento, per dare tempo a tutti di poter smaltire e sostituire le attrezzature rumorose, se lo vogliono, con altre. Ci sono poi tanti punti che sono stati toccati, perché nei 60 articoli sono organizzati in 7 titoli e devo dire che ci sono anche norme come quello, articolo 8, noi prevediamo che non sia consentito utilizzare droghe in zona pubblica. Abbiamo detto che è vietato assumere sostanze droghe, sostanze stupefacenti in luoghi pubblici. Se uno lo vuole fare nei limiti consentiti dalla legge, della modica quantità, eccetera, lo farà in una zona privata, a casa sua, nel suo giardino, dove vuole, ma non in una zona pubblica, perché riteniamo non sia corretto anche di esempio nei confronti dei ragazzi, che i bambini che magari frequentano un parco o un luogo aperto al pubblico. È molto utile ricordare anche che ci sono delle norme che abbiamo... È arrivato un ordine del giorno. Questo è arrivato anche un ordine del giorno, mi riservo di leggerlo perché non avendo visto. Abbiamo inserito anche norme sul decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenze. Abbiamo anche inserito un sacco di disposizioni sul divieto di deturpare il suolo pubblico, sull'igiene del suolo, gettare opuscoli nelle strade, i graffiti. Abbiamo normato anche cose che nel precedente regolamento non erano normate nel regolamento di polizia urbana, ma d'accordo con tutti gli altri uffici l'abbiamo inserito, come gli scarichi e sversamenti di liquidi e anche l'uso delle fontane, dove diamo il divieto di andare a lavarsi dentro le fontane.
sulle emissioni di odori, i rumori nelle abitazioni. Quindi credo che sia un regolamento che va a toccare davvero un po' tutti gli aspetti della vita e che cercherà di renderla più ordinata e cercherà di far sì che quando un cittadino si comporta in un modo che va a offendere qualcun altro, abbia una sanzione. Con questo spirito credo di poter chiudere il mio intervento, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Grazie, assessore D'Amico, mi scuso per prima, do la parola al consigliere Piano. Consigliere Piano, lei ha chiesto il raddoppio dei tempi. Grazie, Presidente. Sì, diciamo più che altro a scopo cautelativo. Innanzitutto ringrazio nuovamente l'assessore per il metodo con il quale ci ha consentito di lavorare in commissione. Siamo partiti, io credo, e rimaniamo per quanto riguarda noi della lista popolare per Sesto su posizioni diverse, anche se poi, diciamo, nell'ambito della discussione siamo riusciti a fare in modo che di trovare alcuni punti d'intesa, di fare sintesi su una piattaforma che io continuo a considerare un po' troppo farraginosa e liberticida, mi sia consentito dirlo, ma su cui però alla fine mi sono deciso che voterò a favore. Spiego perché. Perché in parte lo devo alla mia esperienza di assessore alla polizia locale, perché non si può fare demagogia quando si è governato, è molto più complicato, no? E quindi riconosco quali sono o quali siano i limiti dell'azione amministrativa che ispira il comando della polizia locale, gli agenti della polizia locale quando sono sul territorio. Talvolta si agisce con azioni di carattere disinfiammatorio attraverso ordinanze che debbono essere considerate contingibili ed urgenti e che passano al vaglio della prefettura, e queste ordinanze, come sappiamo, hanno una durata limitata, a volte vengono anche, diciamo, censurate dall'organo prefettizio, e quindi l'amministrazione comunale non ha grandi margini di agibilità. Lo vedremo in particolare per quanto riguarda le azioni di contrasto alla prostituzione, su cui poi interverrò diciamo più diffusamente con l'ordine del giorno che abbiamo presentato, ma se riesco magari contengo i tempi in modo tale che riesco anche ad illustrarlo in parte in questa fase. Dico, il regolamento in sé è troppo di dettaglio, anche se la Commissione si è sforzata, il consigliere Attanasio, il consigliere Recupero, la consigliera Perego, di fare uno sforzo semantico per, diciamo, garantire quelle che sono le azioni che possono maggiormente tutelare il decoro nella città con i principi di libertà. Non sempre, diciamo, ci siamo riusciti, ma quantomeno lo sforzo di preservare quel margine di libertà vi è stato, o meglio, è del tutto apprezzabile. Parto dai temi che mi interessano. Innanzitutto la disciplina della vivibilità nei parchi e dei giardini, dove è stato accolto al punto F il divieto di fumo. Stiamo parlando al punto F, chiedo scusa, dell'articolo 6, il divieto di fumo, dove diciamo che è vietato fumare alle aree, all'interno delle aree gioco per bambini e nelle loro immediate vicinanze. È una proposta che viene da un gruppo antiproibizionista ben consapevole che però
la libertà di ciascuno di noi finisce dove comincia quella degli altri, chi partecipa alla vita cittadina ha occasione di andare nei parchi di Sesto San Giovanni, ma come in altre città, si accorge come talvolta quelle aree gioco siano anche frequentate da genitori fumatori. Ebbene, noi non stiamo proibendo di fumare a nessuno, stiamo cercando di promuovere la regolamentazione di un comportamento per limitare il fumo passivo. Lo dico da fumatore, dico anche, raccontando un aneddoto all'Aula, che questa proposta nasce da un percorso che io ho fatto in un progetto sperimentale dove si insegna la Costituzione ai bambini delle scuole elementari e dove poi si simulano delle azioni tipo si simula il lavoro della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio dei Ministri, si simula una seduta di un processo. Ebbene, dal processo, diciamo, legislativo che è stato promosso in questa fase di simulazione dei bambini, che evidentemente non entrano in argomenti che hanno una sensibilità politica, perché non è quello il nostro compito, ma sono temi che interessano la loro vita quotidiana, questo tema paradossalmente è emerso come una priorità su cui una classe che ha fatto un esercizio sperimentale si è trovata a confrontarsi e approvare questo testo di legge, dove poi, diciamo, con una forzatura probabilmente tipica dell'età di un bambino di 10 anni, il titolo della legge era vietato spingere le altalene con la sigaretta in bocca, no? E quindi questo è un po' la sintesi e quindi un insegnamento che noi abbiamo riportato, senza con questo negare a nessuno la possibilità di fumare, e lo dico, ahimè, da fumatore. C'era anche, sempre per quanto riguarda l'articolo 6, che secondo me è stato migliorato nella formulazione, nel divieto di soggiornare, di sdraiarsi nei parchi, ai giardini, dal tramonto all'alba. Sembrava una norma davvero restrittiva, anche perché le stagioni cambiano, insomma, lasciamo pure alla gente il diritto di vivere liberamente i parchi della nostra città se lo desiderano, limitando, con una formulazione poi rinnovata che è stata accolta dall'assessore, il divieto di sdraiarsi nelle ore notturne. Così si può prevenire il fenomeno del bivacco. Ecco, poi la riflessione più ampia che dobbiamo fare, e però questo impatta sull'organizzazione dell'amministrazione comunale, che tutti i divieti che riguardano le fasce notturne, ahimè, oggi rimarranno fuori dal controllo della Polizia Municipale, perché purtroppo non abbiamo l'istituzione del quarto turno, cosa che speriamo auspicabilmente che si potrà reintrodurre entro la fine del mandato. Io, come dire, non mi aspetto domani mattina il quarto turno notturno, però questo è necessario anche per sollevare le altre forze dell'ordine da compiti ben più complessi, perché poi, come sappiamo, i sinistri stradali di notte distraggono i carabinieri, la polizia, da quello che è il tipico presidio del territorio. Non siamo riusciti come gruppo consigliare a vincere la battaglia per il diritto alla birra libera, questo no, ne abbiamo parlato in commissione, perché l'amministrazione ha posto il divieto per gli esercizi commerciali, se non ricordo male, al di sotto dei 100 metri quadri che si dedicano alla vendita di prodotti artigianali, le attività artigianali che hanno come elemento complementare la vendita degli alcolici, di vendere questi prodotti singolarmente rispetto, che ne so, alla pizza o al kebab. Io
l'ho definita la norma anti-kebabari perché secondo me, diciamo, la finalità dell'amministrazione in qualche misura, ma l'assessore non da questo punto di vista perché è stato molto elegante, ma anche molto chiaro, no? Lui dice: io ho tre obiettivi, non voglio vedere in giro ubriachi, drogati, prostitute e vetri rotti, tra le altre cose, immondizia, spazzature. Quindi dice: parto da questi presupposti molto concreti per costruire un regolamento che possa quantomeno favorire l'eliminazione di questo fenomeno, no? E quindi da lì siamo partiti. Io rispetto a quella norma ho qualche dubbio di legittimità, perché, diciamo, innanzitutto anche per una penalizzazione del commercio al minuto, perché auspicabilmente speriamo che la città possa tornare a vivere anche dal punto di vista commerciale, lo dico soprattutto all'assessore Torresani, e che un domani, oltre ad avere magari quelli che sono gli unici esercizi aperti alla notte, magari potremmo avere anche qualche prodotto made in Europe o made in Italy, no? E che dove sarà possibile magari degustare anche un bicchiere di vino senza essere sanzionati dalla polizia locale. Però allo Stato io mi rendo conto che nel processo di sintesi dobbiamo, nostro malgrado, accettare quella che è la volontà della maggioranza. Poi il comandante che è intervenuto alla discussione si dice: le norme si applicano anche col buon senso, la norma è generale ed astratta, ed è evidente che sarà come dire, l'agente di polizia locale a saper distinguere qual è la situazione di potenziale pericolo, di potenziale degrado rispetto a quella diciamo fisiologica. L'esempio che ho fatto, dico: beh, se io entro nella pizzeria che c'è dietro l'angolo, mio figlio prende la pizza, io esco con la Ceres, non vorrei mai che poi dopo qualcuno, no, mi commini 500 euro di multa per la Ceres perché non ho mangiato anche la pizza, no? Però ecco, poi la rivedremo, diciamo che ecco, lo voto, però spero che sia un regolamento che noi teniamo in fase sperimentale. Detto questo, veniamo a un altro punto, che è quello delle norme contro la prostituzione, che è l'articolo 10. Questo è un articolo delicatissimo, su cui devo dire comprendo la portata e mi mancano 10 minuti? Ok, grazie. No, non li vedo più qua i minuti, una volta ce li avevo. Faccia segno, Presidente, io mi adeguo. Comprendo la portata di questo articolo perché, rifacendomi alla mia esperienza di assessore alla polizia locale, ricordo il fenomeno di via Milanese e di via Caduti del Lavoro, perché diciamo che è la zona della nostra città più sensibile, ma che lambisce anche il ponte per andare all'Istituto del Parco Nord, dove sappiamo che lì c'è un fenomeno di sfruttamento della prostituzione e di degrado molto diffuso, e l'amministrazione ha le armi spuntate per poter procedere in modo efficace. È evidente che il tema non può essere se non quello dell'allontanamento, perché è di questo che stiamo parlando. Facciamo un po' un'azione politica perimetrata nel nostro orto, ma quantomeno la facciamo. Allora, io politicamente vi dico che quando facevo l'assessore volevo che passasse un'ordinanza affinché quel fenomeno fosse, come dire, debellato, però con i presupposti della contingibilità e dell'urgenza. Voi sapete che se quello è un fenomeno che, come dire, si è diffuso e si è, come dire, stabilizzato, il rischio che quei presupposti non ci siano. Prevedendo anche, però, e questo è stato un dubbio che ha travolto tutti i commissari, perché nessuno aveva delle convinzioni radicate, la possibilità di sanzionare le persone che sostano e che quindi addescano la prostituta. E qui, peraltro,
che cosa si prevede? Si prevede che è vietato nel territorio, ci sono due passaggi dubbi. Contattare soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada o che l'attività di prostituzione su strada o che per l'atteggiamento, quindi ci sono degli indici presuntivi di prostituzione, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tali attività. Per cui diciamo è una norma molto, molto impegnativa, poi anche qui dovrebbe prevalere il buon senso perché ognuno è libero di andare in giro come meglio crede, poi rischia quella sanzione di essere anche offensiva, perché magari per uno con abito succinto dice ah lei sta, no guardi è mia moglie, no? Quindi diventa un problema. Però al di là di questo paradosso capisco la portata, cioè noi dobbiamo avere in mente che questa norma riguarda il fenomeno che abbiamo di fronte e quindi dobbiamo dotare la polizia locale di uno strumento che consenta di dare una risposta ai cittadini di Via Milanese e ai cittadini di Via Caduti del Lavoro. Poi è evidente che io lo voto con questo spirito, ma il ragionamento che abbiamo fatto anche in sede di commissione è quello di condividere, ove ne fosse la possibilità anche in modo trasversale, un atteggiamento aperturista nei confronti del legislatore nazionale affinché regolamenti nuovamente questo fenomeno, essendo molti di noi riconducibili a forze politiche che in questo senso hanno depositato disegni di legge per la legalizzazione e la decriminalizzazione del fenomeno della prostituzione. Magari lo illustriamo diffusamente quando entreremo nel merito, ma solo per dire anche che insomma non è che siamo una città che, come dire, non ha un'apertura, una visione, consentitemi di dire, liberal, laica, europea, distaccata rispetto a un fenomeno che produce un indotto di 4 miliardi di sommerso, no? Cioè 4 miliardi di sommerso e che alimenta la criminalità organizzata e che alimenta il maltrattamento e lo sfruttamento delle donne. Allora è evidente che è un segnale politico perché con l'ordine del giorno noi diamo la possibilità che un consesso che rappresenta 84.000 abitanti dica ai presidenti di Camera e Senato di favorire la discussione e di avviare un processo legislativo. Su questo ci siamo confrontati in commissione, poi come dire, ci sono delle posizioni di coscienza, non credo che andremo a spaccare gruppi, a creare crisi politiche, ci sono disegni di legge che hanno riguardato, se non ricordo male, Forza Italia, addirittura Mara Carfagna quando era ministro delle pari opportunità fu forse una delle prime a proporre un disegno che si è arenato, poi ci fu un disegno anche da parte di una parlamentare del PD nel 2008, il Movimento 5 Stelle che ha presentato una proposta che va in tal senso e da ultimo Salvini che credo che sia stato quello che più di ogni altro nella passata legislatura rispetto a questa cosa, sia pur con un impianto che può essere discutibile, aveva aperto alla possibilità. Siccome il tempo è poco, mi limito a dire che quindi diciamo il mio voto è favorevole ma è condizionato ad un impegno che chiedo alla Giunta di considerare questo regolamento come un regolamento che deve essere vissuto in una fase sperimentale, proprio perché in esso sono contenuti dei principi che possono essere un po' invasivi e talvolta anche di dettaglio. Il consigliere Attanasio, il consigliere Recupero, poi nell'ultima commissione, ecco lì io sono rimasto, come dire, ad ascoltare, sono entrati anche nel merito
di come dell'orario in cui i cittadini dovessero mettere i chiodi per piantare i quadri. E francamente mi sembra eccessivo. Poi c'è stato, no, lo dico ma con rispetto parlando, nel senso che mi sembra eccessivo perché siamo entrati anche nelle case a disciplinare, diciamo, quando passare l'aspirapolvere. Allora, io lo voto perché credo che quelle norme, francamente, non saranno mai applicate. Non credo che il comandante mandi una pattuglia perché accendano il folletto in casa, insomma. Non credo che sia tollerato. Però lo voto proprio perché nella nostra città abbiamo bisogno di processi di disinformazione rispetto ad alcune situazioni che riguardano il decoro urbano. E chiedo all'assessore, quando avrà la possibilità di replicare, la invito a concludere, siamo oltre il tempo, se proprio si può iniziare ad applicare questo regolamento partendo dalla situazione brutta e difficile di Via Caduti del Lavoro, perché lì avremo occasione di sperimentarlo e di capirne l'efficacia. Grazie. Grazie a lei, consigliere Piano. Invito i consiglieri a prendere posto, perché attualmente, se contiamo, non abbiamo neanche il numero legale. Oltretutto, è cosa buona e giusta, credo, ascoltare attentamente quando un collega parla. Perché se poi leggiamo l'articolo 36 ai cittadini e noi siamo disattenti a queste regole, io le trovo anche poco gentili e educate. Grazie. Do la parola al consigliere Di Cristo. Consigliere Di Cristo, lei mi ha richiesto il raddoppio dei tempi. Grazie. Tenterò di rimanere, di non utilizzarlo. Grazie. Solo per cautela. Grazie. Assolutamente. No. Allora, innanzitutto ringrazio, quindi mi dispiace che non ho potuto partecipare direttamente ai lavori di commissione, però ho partecipato con l'ausilio dei colleghi anche di maggioranza, che ringrazio, che mi hanno tenuto aggiornato sulla discussione e siamo potuti intervenire nella costruzione, nel collaborare nella costruzione di questo regolamento di polizia urbana anche via mail, ma alla fine ci siamo riusciti. Ma innanzitutto volevo sottolineare, mi preme sottolineare il metodo di lavoro, ringrazio l'assessore per l'apertura che ha dimostrato verso questo metodo di collaborazione e confronto che a nostro avviso ha portato a un buon lavoro, un buon risultato. Per cui no, ieri sera è stato detto, stasera abbiamo uno dei primi risultati in quest'ottica. Io ricordo che facemmo in passato adottammo la stessa metodologia di lavoro, per esempio sul regolamento degli orti urbani o su quella che era la bozza del regolamento di edilizia privata, poi non arrivata mai a completamento per altri motivi. Quindi è doveroso ringraziare sia la maggioranza che l'assessore per il lavoro svolto. E a nostro avviso, come diceva il collega Piano, un buon impianto, un buon esperimento e anche un buon segnale. Vedo elementi sui quali forse non siamo completamente in linea, diciamo, politicamente, sulla base politica sulla quale si fondano, però apprezziamo lo sforzo del tentativo. Rattrista, e questo è un dato di fatto, senza voler fare lezioni di morale ai concittadini, ma è un po' lo specchio dei tempi, questo è un dato che va comunque sottolineato, rattrista che bisogna racchiudere in un regolamento e quindi andare a normare anche in maniera particolareggiata anche usi e consuetudini che non dovrebbero appartenere, a nostro avviso, a mio avviso, in quanto persona non più giovane, tra parentesi, a quelle che sono normalmente, o ci avevano insegnato, sono norme di buona creanza e buona educazione. Purtroppo questo non sempre avviene e per cui questa amministrazione, ma io su questo personalmente condivido questa scelta, ha voluto puntualizzare, dare dei segnali
proprio in questo senso, dalla serie, se non te l'hanno insegnato, e su questo ovviamente ce ne dobbiamo far carico come pubblica amministrazione, un servizio, e qui chiedo un impegno alla Giunta che, come diceva appunto il collega che mi ha preceduto, oltre ad andare a controllare e sanzionare, per fare un lavoro completo, è ovvio che dobbiamo darne massima diffusione, ma anche, non dico reintrodurre, cosa sulla quale io sarei favorevole, ma aiutare e divulgare quella che era l'educazione civica, le regole di buona convivenza che di fatto permettono un quieto convivere in una comunità. Per cui questo è un dato che va sottolineato. Oggi ci troviamo ad adottare un regolamento che purtroppo contiene anche queste norme. Anni fa sarebbe stato superfluo dire non ti sedere, non devi stare in maniera scomposta in alcuni modi, piuttosto che non puoi sederti in altri modi, sulle palle, non puoi sporcare, perché te lo insegnavano a casa. E tra altre cose c'era un rispetto per quella che era, un rispetto più profondo, ecco, più marcato, mettiamola così in maniera dolce, per quello che era il bene comune e il bene pubblico. È tempo di fare un'inversione di rotta. Apprezzo che non è un regolamento del tutto, che non dà un clima così ferreo, anche se appartiene ed è stato licenziato principalmente da una giunta di centrodestra, quindi questo è sicuramente apprezzabile. Io spero, è teso, infatti l'assessore l'ha sottolineato, è teso, e questo si capisce, io lo confermo, a creare una civile convivenza. Ci sono, ripetevo, alcune cose che probabilmente, io spero che sia l'inizio questo regolamento di un qualcosa che poi venga completato dagli altri servizi che deve offrire un'amministrazione comunale. Se andiamo a dire un divieto di bivacco nelle aree di parcheggio e di sosta, non solo laddove sui fenomeni di prostituzione prevediamo anche la segnalazione ai servizi sociali, ma io mi auguro che quando si fa un allontanamento, quando vediamo situazioni di degrado, di disagio da parte di persone che manifestano evidentemente questi fenomeni, sicuramente scomodi a vedersi, ma che forse hanno alle spalle anche una motivazione, un passato personale, ci si attivi e ci si attrezzi soprattutto prima che attivarsi come amministrazione, affinché poi alcuni, quelli meritevoli, cioè che hanno bisogno, non meritevoli nel senso che noi decidiamo chi merita, ma quelli che hanno bisogno veramente, siano segnalati e presi in carico poi anche dai servizi sociali, perché altrimenti poi assume questo regolamento meramente quel carattere repressivo che abbiamo capito che quantomeno nelle intenzioni non vuole essere. Ecco, assessore, io le anticipo anche che tra le note migliorative, tese proprio non in maniera polemica, ma migliorative che le ho fatto avere, che lei ha ritenuto di voler includere lei come consigliere di maggioranza in questo regolamento, mi sono accorto, ho presentato un emendamento, vi chiedo di esaminarlo, mancava per esempio a mio avviso sull'articolo 7, anche questo faceva parte delle norme, sull'articolo 6, pardon, delle norme di buonsenso, ma questo non avviene, su quella che vuole essere l'intenzione di proteggere un po' quelle poche aree per i bambini, attrezzate a giochi per i bambini, che oggi ci troviamo a avere nella città di Sesto, prima di tutto perché è un bene comune, secondo perché siamo una città di 82.000 abitanti, terzo perché la manutenzione, come l'assessore immagino Magro sa, hanno dei costi altissimi sia nell'acquisto sia nella manutenzione, e spesso purtroppo vediamo ragazzi di una certa età, quindi al di fuori del range alla quale sono destinati, andare allegramente su altalene o su giochi destinati ai bambini che poi si spaccano e per cui vengono. E io ho ritenuto di voler puntualizzare con questo emendamento in maniera più o meno, è scritto più o meno in fretta stasera questo emendamento, anche per dare un segnale in questo senso. Sono contento per quello che mi riguarda che questa amministrazione abbia voluto prendere provvedimenti anche sui cosiddetti graffiti, ma perché lo dico? Non nella fattispecie perché sono contrario a, perché
perché io ricordo una battaglia politica che è avvenuta in quest'aula con l'allora sindaco Oldrini, dove alla fine noi ci lamentavamo di questa città invasa da graffitari, che in alcuni, c'è una differenza tra graffiti di una certa, quindi, caratura artistica, tra altre cose che a nostro avviso arricchiscono anche una città, ma laddove fatti in zone consentite e autorizzate preventivamente, quali possono essere, una volta erano, non so se ancora così, i muri che circondano l'ex Area Falc, che quindi danno una nota anche di colore a questa, al grigiume di quello che può offrire una città come Sesto, per grigiume nel senso che è colore predominante normalmente in una città, ma sicuramente diverso dai tag, da quelli che sono definiti tag, che sono, senza paura di dirlo, è vandalismo allo stato puro, che ricade comunque anche questa forma di espressione, ricade sempre sui proprietari delle proprietà sui quali viene attuata questa forma. Sono contento personalmente perché, ripeto, ci fu una battaglia quasi politica in quest'aula non più tardi, 7-8 anni fa, e alla fine l'esclamazione dell'allora sindaco fu: ma sono stato un graffittaro anch'io da giovane. Questo non giustificava, a mio avviso, l'uso improprio su proprietà private. Questo personalmente ci rende felice di questa presa di posizione. Non mi dilungherò ulteriormente, anticipo solo che abbiamo presentato altri due emendamenti come gruppo politico per maggiormente puntualizzare un fenomeno che avviene, ma li presenterò dopo quando si discuterà dei emendamenti, fuori soprattutto dalle bar e dalle zone di ristorazione, e un'altra vi anticipo sui circhi con animali. Comunque ringrazio nuovamente l'assessore e spero che questo sia il primo di tanti lavori portati a compimento con un realistico confronto, che sia il primo dopo, purtroppo il primo dopo 8 mesi, ma che non sia l'ultimo per i prossimi anni che vi vedono ad amministrare questa città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Do la parola alla consigliera Di Pietro. Grazie Presidente. Stasera è la serata dei ringraziamenti, voglio anch'io, come dire, fare il ringraziamento e all'assessore e ai colleghi di maggioranza. Non è un ringraziamento di rito, ma è un ringraziamento che ritengo voluto e dovuto per il metodo adottato di lavoro e per il risultato che siamo riusciti ad ottenere. Ringrazio anche il comandante Curcio, che è qui presente questa sera, perché diciamo, intervenendo in commissione, ha aiutato a chiarire meglio alcuni passaggi e quindi anche alcune delle modifiche che inizialmente erano state chieste abbiamo capito che come dire, avrebbero reso più difficile poi l'attuazione e l'applicazione del regolamento, e quindi su queste ci siamo, come dire, soffermati. Parto da un dato. È evidente che, sedendo da questa parte, partiamo da una base politica sicuramente differente. Però mi piace dire che il tema della sicurezza non deve essere visto come di proprietà soltanto di una parte politica. Io credo che sia un tema che è di proprietà della città, perché questo la città sicuramente chiede, questo la città si aspetta da noi, da chi amministra, ma anche da chi, come dire, sta seduto nei banchi dell'opposizione, ma presta attenzione a un tema che sicuramente è rilevante. Una città sicura è sicuramente, scusate il gioco di parole, una città più vivibile, e quindi se noi vogliamo garantire una migliore vivibilità alla città, che ne ha bisogno, sicuramente dobbiamo fare in modo che la sicurezza non sia soltanto, come dire, un sentore, una percezione, ma sia un dato di fatto effettivo ed oggettivo. Ma non basta, nel senso che c'è anche l'altra parte che questo regolamento tocca e che è strettamente poi collegata al tema della sicurezza, che è quella del decoro urbano, come è già stato detto, che non vuol dire semplicemente un elemento estetico della nostra città, ma riguarda anche un aspetto, io direi, morale ed etico, perché riguarda come dire, il senso di responsabilità civica di ognuno di noi che viviamo nella nostra città. E
Qui mi riallaccio a quello che diceva prima l'assessore nel diciamo, fare in modo che questo regolamento, come tutti i regolamenti dovrebbero essere, venga portato a conoscenza in maniera capillare nella città a partire dalle età più, diciamo, cosiddette basse nel senso i giovani, perché poi sono coloro che forse aiutano anche noi adulti a recepire meglio le regole, perché a volte si sa, come dire, se noi siamo abituati a tenere certi comportamenti è difficile poi a volte modificare, anche se, come dire, siamo consapevoli del fatto che potrebbe essere migliorativo per tutti. Quindi io credo che, e qui lo ringrazio perché tra l'altro uno degli emendamenti che rientrano nel maxi emendamento ha recepito una proposta che io come gruppo consigliare ho fatto appunto all'assessore e ai colleghi di maggioranza. Quindi questo regolamento, vorrei sottolineare, ovviamente coinvolgere più soggetti, il comune perché lo propone chiaramente, quindi a livello politico, a livello anche però di parte che controllerà l'attuazione grazie anche alla polizia locale o comunque tutte le forze dell'ordine, è stato detto appunto in commissione che chiaramente non è un regolamento che si limiterà, come dire, a essere attuato dalla polizia locale, ma per una maggiore efficacia presuppone una rete, quindi un intervento anche delle forze dell'ordine. Coinvolge ovviamente i cittadini, che non sono però soggetti passivi del regolamento, ma dovranno essere soggetti attivi del regolamento, quindi essere i primi a farlo proprio ed applicarlo. Coinvolge appunto le scuole, perché io ritengo che una buona educazione, anch'io sono, come dire, mi spiace che l'educazione civica non venga più insegnata, non venga più impartita nelle scuole, perché io credo che questo sia veramente un vulnus della nostra, della parte, diciamo, educativa dei nostri figli, e quindi io credo che una formazione, un'informazione che parte proprio dalla scuola, anche dell'infanzia, quindi proprio dalle basi, diciamo, della nostra formazione, sia assolutamente necessaria. Coinvolge però anche altri soggetti, le associazioni, gli amministratori di condominio, insomma tutti i soggetti che hanno un ruolo nella nostra città. Quindi è un regolamento che, come dire, è probabilmente vero, contiene forse delle limitazioni a principi di libertà, però io credo che forse non debba essere visto. Ho letto addirittura dei post su Facebook, parlavano di proibizionismo. Io sinceramente non la vedo così, per me il proibizionismo è altro. Io credo che forse ci sono delle norme un po' stringenti, ma da qualche parte bisogna cominciare. Cioè, troppo spesso assistiamo anche a scene, a episodi, come dire, di assoluta mancanza di rispetto. Recente, ad esempio, in una zona della nostra città, la presenza di adolescenti, che dire, chiamarli rispettosi è poco, chi ha visto l'intervento già più volte delle forze dell'ordine, che ringrazio anche per il modo e le modalità con cui sono approcciati a questi ragazzi, che inizialmente devo dire mi hanno stupito perché hanno reagito con uno spocchio, uno sfottò assolutamente imbarazzante, e quindi credo che sia assolutamente necessario a volte, ecco, essere un po' rigidi per cercare di portare, come dire, tutti quanti a essere più rispettosi e rendere migliore il vivere di tutti. È ovvio che, vabbè, lo anticipo, voterò favorevolmente a questa delibera. Grazie consigliere Di Pietro, do la parola al consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. Il nuovo regolamento di polizia urbana che andiamo a approvare questa sera è composto da 60 articoli e definisce le linee di condotta generale per una convivenza civile tra tutti i cittadini. Esso si propone come strumento necessario per gli interventi da parte degli agenti della polizia locale e non solo. Il regolamento attualmente in vigore è datato 5 marzo 2002. Quindi non più attuale rispetto alle mutate condizioni di vita e convivenza tra le persone, dove il rispetto delle regole viene sempre meno. In 16 anni sono cambiate molte cose. Abbiamo nuove leggi nazionali e regionali e nuove tecnologie a disposizione delle forze dell'ordine. La nostra società sta diventando sempre più una società multietnica, con sensibilità diverse per quanto concerne il rispetto delle regole.
La necessità di un nuovo regolamento che tenga conto di tutto ciò diventa quindi fondamentale se vogliamo rendere la nostra città più ordinata, sicura, civile e a misura d'uomo. Lo scheletro strutturale del documento è stato redatto dall'ufficiale Briegel, tenendo conto di regolamenti di altri comuni e in coordinamento oltre con i nostri uffici, con l'assessore di competenza e il comandante dei vigili. Dalla discussione in prima commissione sono state recepite alcune proposte e modifiche migliorative del documento stesso, condivise all'unanimità e che non sto qui ad elencare. Per quanto mi riguarda, ho apprezzato molto il contributo dato dai vari commissari, finalizzato a migliorare uno strumento che ritengo fondamentale nell'interesse di tutti i cittadini. Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, voglio rimarcare la flessibilità con la quale si possono modificare, secondo necessità, le sanzioni da applicare. L'articolo 56 definisce il range delle sanzioni che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. In questo modo, ogni qualvolta si dovesse modificare la sanzione rispetto a una certa infrazione, è sufficiente una semplice delibera di giunta senza intervenire sul regolamento stesso. Nel suo complesso, ritengo questo regolamento in linea con i tempi e le realtà in cui viviamo e che quindi possa dare un notevole contributo a migliorare la convivenza civile e la vivibilità nella nostra città. Ora che abbiamo lo strumento, mi aspetto da parte della Polizia locale la sua integrale applicazione affinché i cittadini possano riscontrare il cambiamento di rotta rispetto al lassismo e tolleranza della passata amministrazione. Per la verità, molte cose sono già cambiate rispetto al passato. Mi riferisco al contrasto per quanto riguarda il commercio abusivo, all'accattonaggio e agli allontanamenti, i cosiddetti DASPO. Che le cose stanno cambiando, la cittadinanza se ne è resa conto, ma non basta, ci sono altri aspetti piuttosto fastidiosi e importanti che vanno affrontati e risolti, come le deiezioni dei cani sui marciapiedi e nei parchi, e i cani sciolti al di fuori delle aree a loro dedicate, gli schiamazzi, i rumori molesti e altro ancora. Il cambiamento che stiamo mettendo in atto deve continuare in modo determinato. Solamente in questo modo miglioreremo la convivenza tra i cittadini e miglioreremo il decoro di questa città. Come considerazione finale, voglio rimarcare che l'abolizione dell'insegnamento di educazione civica nelle scuole è stato un errore perché ha certamente contribuito alla perdita di quei valori che sono alla base della convivenza civile. Aver accolto con favore la proposta della consigliera Di Pietro di dare massima diffusione del presente regolamento anche attraverso percorsi di educazione civica e stradale nelle scuole, lo ritengo importante in quanto pone in parte rimedio a questa carenza educativa di cui i nostri ragazzi e la nostra società ha estremamente bisogno. Detto questo, il gruppo Lega Nord voterà a favore della delibera. Grazie. Grazie consigliere. Torno per la seconda volta a invitare i consiglieri a prendere posto, perché poi è facile lamentarsi, però è opportuno che si ascolti ed è opportuno sia per la maggioranza che per l'opposizione. Grazie. Do la parola al consigliere Bonomelli. Grazie signor Presidente. Il nuovo regolamento di cui si sta ora discutendo sostituisce, come già detto da altri consiglieri, quello del marzo del 2002, che è un regolamento datato di 16 anni e che ormai si è reso vetusto e obsoleto. Quindi è sorta la necessità e l'intento di meglio rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, utilizzando importanti azioni che possono essere messe in campo dalle polizie locali. È fuori dubbio che negli ultimi 15 anni il tessuto sociale è molto cambiato, direi in peggio, con un degrado generalizzato in tutti i segmenti della vita sociale che spazia dalla minor sicurezza dei cittadini al mancato rispetto delle persone e al peggioramento della convivenza sociale e civile. Questo nuovo regolamento si evidenzia in quattro importanti caratteristiche. Regolare più adeguatamente alcuni aspetti della vita sociale della città.
armonizzare norme sovrapposte talune volte contrastanti espresse nei vari regolamenti, assimilare il presente regolamento dopo il confronto con altre realtà cittadine similari e molte volte limitrofe, facendo tesoro delle loro esperienze vissute. Il quarto punto è recepire le importanti argomentazioni e previsioni regolamentari indicate dall'ultimo decreto sicurezza del 2017, famoso come decreto Minniti, che è stato poi convertito nella legge del 18 aprile 2017, riguardando alcune facoltà concesse ai sindaci per la salvaguardia della sicurezza urbana sul territorio, che consente di contrastare fenomeni di scadimento della qualità urbana e comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e dei giardini. Questo regolamento, che è stato fatto in maniera molto dettagliata, norma tutti i divieti, rendendo così di facile interpretazione chi volesse interpretarlo, e consta di 6 titoli e 59 articoli, dove ne evidenzierò alcuni perché ritengo significativo. Titolo 1. Sicurezza urbana e pubblica incolumità. È regolamentato dettagliatamente da 15 articoli, che vanno dal numero 3 al 17. L'articolo 4 e 5 regolamenta il divieto di bivacco nelle aree pubbliche. L'articolo 6 disciplina della vivibilità nei parchi, in particolare il punto C, vieta lo sdraiarsi sul manto erboso nelle ore notturne, salvo le deleghe. Per le persone che attraversano i giardini pubblici, e io sono uno di quelli, è facile notare ogni mattina, soprattutto nei periodi caldi, diverse persone che hanno bivaccato la notte, distesi su dei giornali, stracce, bottiglie aperte, rimasugli di vivande, che poi vengono regolarmente lasciate sul terreno e ci rimangono per diverse ore. Bottiglie rotte che diventano un pericolo per la persona. In materia constabile, anche il successivo articolo 7, che vieta dalle ore 20 alle ore 7 successive il consumo nei luoghi pubblici di bevande da sporto. Per consumare nei locali pubblici, puoi consumarle nei locali pubblici, ma non puoi consumarle per strada, dove il più delle volte vengono lasciate per terra senza neanche l'accortezza di deporre nei cestini appositi. L'articolo 8, che ritengo importante, è l'assunzione di sostanze stupefacenti. Regola il divieto di assunzione nelle aree pubbliche aperte al pubblico di sostanze stupefacenti. È altresì vietato compiere atti preparatori volti all'assunzione di sostanze stupefacenti. In sede di commissione il consigliere Piano ci ha erudito nel fatto che molti fumatori preferiscono farsi da sé le sigarette e quindi ritiene una limitazione della libertà personale se una persona venisse controllata sull'origine del tabacco o della marijuana o similari. Ritengo che la polizia urbana, con la pratica sul campo e sull'esperienza, possa sufficientemente riconoscere il consumatore di tabacco da quello di sostanze stupefacenti. Ma fosse anche che fermasse per controllo un tabagista, dove sta la libertà personale? È forse una limitazione il controllo dei documenti, il controllo della patente, l'individuazione di un soggetto che compie un'infrazione? Io sarei contento di un controllo, perché vorrebbe dire che la polizia locale è presente e vigile sul territorio e che quindi controlla tutte le eventuali infrazioni e non solo chi fuma i spinelli. Articolo 9, che sono tutto sommato collegati. Articolo 9, che è il divieto di mendicità, e l'articolo 10, il divieto di prostituzione su strada. Questi sono purtroppo dei fenomeni dilaganti che rappresentano la parte deteriore della nostra società ed è in questi articoli che sono dettagliatamente regolamentati. L'articolo 9 è sempre vietato mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio. Ecco, io ritengo importante questa aggiunta, si applica la sanzione accessoria della confisca, della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione. Io penso che sia la forma per fare da deterrente a chi va a chiedere e accattona.
L'articolo 10, prostituzione. Il divieto di stanziolamento e l'adescamento dei clienti con atteggiamenti che possono ingenerare la convinzione di esercizio dell'attività di prostituzione, vietando chiunque di contattare soggetti che esercitano l'attività di prostituzione. Purtroppo è un fenomeno che in tutte le città, grandi, piccoli, noi stiamo vedendo, le strade sono invase da meretrici che adescono, addocchiano con, in forma più o meno trasparente le cose. Ecco, questo è un fenomeno che secondo me deve essere regolamentato e vietato sul territorio cittadino. Il titolo secondo, convivenza sociale. Articolo 18, conduzione e custodia di cani e altri animali, ben dettagliato. In particolare norma la possibilità di accalappiamento da parte dell'autorità comunale dei cani vaganti sul territorio comunale, senza, importante, la presenza del proprietario e conduttore, provvedendo alla custodia presso un canile convenzionato. E l'obbligo di raccogliere gli escrementi ad eccezione dei non vedenti con cani guide per le persone diversamente abili. Dall'articolo 19 al 23 sono una serie di divieti relativi alla deturpazione del suolo pubblico, genere del suolo, gettiti di opuscoli, volantini, scritti e graffiti, tutela, monumenti e palazzi. L'articolo 24 norma l'uso e la classificazione del suolo pubblico. Ecco, un articolo che è importante, che viene regolamentato, che mi sembra, salvo errore, non ci fosse nel precedente regolamento, è l'articolo 25, sosta delle biciclette. Vieta taluni comportamenti di maleducazione civile da parte dei ciclisti. Noi oggi vediamo una serie di biciclette abbandonate, messe, legate, dove molte volte impediscono anche il passaggio delle persone a piedi. Penso che questa norma sia molto importante se sanzionata. L'articolo 26 è l'educazione e rispetto verso la comune sensibilità o il credo altrui. Ecco, questo è un articolo che io lo ritengo importante. Sono le azioni che provano disturbo della quiete pubblica e della civile convivenza, con il divieto, tra l'altro, di compiere in pubblico azioni anche verbali che offendono il credito religioso. Il titolo terzo, che è la vivibilità, decoro, igiene pubblica. 11 articoli, dal 27 al 37. Rilevo l'articolo 30, uso dei fontanili e delle fontane. Divieto, tra l'altro, di compiere azioni che comportino lo spreco di questo importante bene pubblico. Il mio pensiero va al distributore d'acqua, che per tempo era sito nello spazio arte, dove per diverso tempo si potevano notare rubinetti rotti, impianti rotti, acqua sgorgante in continuazione, come pure fontanelle nei vari parchi che perdono acqua e nessuno li va a riparare. Utilizzare fontanili e fontane per igiene personale. Ecco, questo è un altro fenomeno che sta dilagando, dove molta gente utilizza le fontane e le fontanelle per lavarsi, per usare l'igiene pubblica. Articolo 32. Bisogni fisiologici. Divieto di soddisfare i bisogni in qualsiasi luogo pubblico, con obbligo da parte degli esercenti di pubblici servizi di mantenere gli stessi in buono stato di manutenzione e consentirne l'utilizzo da parte degli avventori. Purtroppo si notano sempre più frequentemente nei parchi pubblici, e molte volte anche sui marciapiede, deiezioni non solo canine ma anche umane. Il titolo quarto, che è la pubblica quiete, sette articolo, riguarda tutte le fattispecie di rumori molesti che sono già stati elencati precedentemente. La disciplina dei mestieri è il titolo quinto. Consigliere, le invito a concludere per cortesia. Sì, due minuti. Allora, va bene, andiamo alla fine, sappiamo. Ecco, l'importante è il titolo settimo, che è il sistema sanzionatorio. Ecco, questi articoli che vanno dal 56, 57 e 58 sono articoli importanti perché stabiliscono le ammende alle infrazioni commesse e che di fatto operano come deterrente, e io ritornerei a dire come unico deterrente, al proseguimento delle infrazioni o alla riduzione delle stesse, in quanto incidono direttamente sul portafoglio dei trasgressori. Grazie. Grazie a lei. Non ci sono altri interventi.
consigliera Perego, lei lo fa apposta, dica la verità. Arrivo nello sprint finale. No, nel senso che pensavo ci fossero altri iscritti, quindi grazie Presidente. Ma non vorrei accrescere ovviamente i ringraziamenti rivolti all'assessore per il metodo di lavoro, più che altro giustamente è stato un metodo di lavoro buono, al di là poi di quale sarà la posizione comunque presa dal Partito Democratico, ma riconosco assolutamente l'apertura ad accogliere suggerimenti, a discuterli insieme, e mi viene da dire quella che dovrebbe essere una buona prassi di qualsiasi amministrazione. Mi fa piacere vederla anche all'interno di questa giunta, perché in altre occasioni, come nel caso del regolamento delle sponsorizzazioni, c'è stata un respingimento, voglio dire, assolutamente pregiudiziale di tutti gli emendamenti, per cui ringrazio assolutamente per la mancanza di qualsiasi atteggiamento pregiudiziale, ma l'apertura a valutarne appunto l'accoglibilità, insomma, dal punto di vista ovviamente politico. Per cui questo sul metodo mi sento di muovere anch'io una valutazione appunto positiva. Parto dalle premesse che avete fatto, le premesse appunto in cui avete ovviamente fatto un chiaro riferimento al decreto Minniti, perché questo regolamento recepisce alcune in maniera estremamente puntuale alcune disposizioni del decreto Minniti. Nelle stesse premesse però lei assessore giustamente legittimamente ha detto che è un regolamento che esprime appieno, ed è vero, questo lo confermo, la sua visione politica, quindi risponde a una visione politica, ci mancherebbe altro. I regolamenti sono, a mio parere, l'atto politico per eccellenza di un'amministrazione comunale e quindi devono rispondere a una visione politica, per cui ovviamente voi utilizzate, cioè partite da delle normative adottate da un governo di un altro ordinamento, di un altro orientamento politico, e però lo piegate alla vostra visione politica quasi brandendolo un po', insomma, come una clava. Che cosa mi colpisce di questo regolamento? Mi colpisce il fatto che si caratterizzi per un'infinità di divieti nel tono e per il linguaggio profondamente securitario. Io credo che ci sia stato uno sforzo molto grosso che è stato detto e riconosciuto in sede di commissione, che è stato quello di cercare di fornire agli agenti appunto della polizia locale, a cui va il ringraziamento da parte mia come consigliere comunale, ma credo da parte di tutti i cittadini, per il lavoro comunque straordinario che fanno in città, non semplice e non sempre riconosciuto. Mi viene da dire che però questo sforzo ha due fragilità. Da una parte lo sforzo in sé non basta, perché secondo me mancano, ma questa è una mancanza strutturale che non poteva comunque essere sanata con semplici emendamenti, mancano alcuni aspetti importanti. Innanzitutto credo che sarebbe stato interessante, però avrebbe richiesto uno studio, una costruzione anche lunga, prevedere comunque delle forme di coordinamento della polizia locale con le altre forze dell'ordine e anche l'adozione, insomma, di ricorrere a patti per la sicurezza urbana. Come in questo regolamento non viene fatto nessun accenno a una riorganizzazione comunque dell'attività della polizia locale, che era stata fatta in precedenza e che era stata anche, insomma, ben accolta in realtà da molte forze politiche, che era la riorganizzazione appunto che aveva fatto l'allora assessore Piano con tutto il sistema dei security point. Altra cosa che a mio parere manca, e che anche qui nell'ottica del costruire e di fare comunità, credo sarebbe stato opportuno inserire una modalità per segnalare appunto ai cittadini, da parte dei cittadini,
alcune criticità o per avere da parte della Polizia Locale alcune risposte. Mi fa specie che uno degli elementi cardine della campagna elettorale di una forza che oggi compone questa maggioranza e che vede il coinvolgimento della Polizia Locale, cioè i gruppi di controllo di vicinato, non siano minimamente contemplati, nel senso che forse era l'occasione anche per andare a regolamentare come la Polizia Locale, che oggi mi risulta appunto fare da tramite rispetto alle segnalazioni da smistamento. Ecco, questo credo sia un po' un controsenso, un po' un peccato, perché si tratta di appunto un elemento qualificante, la vostra maggioranza, che però alla prova appunto dei fatti, alla prova regolamentare, viene meno. E poi l'altra fragilità che riconosco a questo regolamento è quello che nel suo essere eccessivamente prescrittivo rischia poi addirittura di ritorcersi contro, che è vero che vuole essere uno strumento per agevolare il lavoro degli agenti di polizia locale, però è vero anche che nel momento in cui si diventa quasi legulei forse diventa in realtà di difficile utilizzo, e diventa di difficile utilizzo perché in alcuni casi lascia lo stesso, cioè ampio margine di interpretazione, rischia forse di mettere in difficoltà gli stessi agenti di polizia locale. Non sto qua a rielencare tutti gli articoli del regolamento come ha fatto il consigliere Bonomelli, uno su tutti però, quello rispetto alla prostituzione. Che cosa fa definire indecoroso un abbigliamento? Può anche essere che un agente definisca indecorosa una cosa e un altro un'altra. Che cosa fa dire che quello è un atto di adescamento appunto e che quindi come tale deve essere sanzionato? Ecco, quando il consigliere Bonomelli dice che questo è un regolamento di facile interpretazione, io direi che in alcuni punti proprio di facile interpretazione non lo è. Non sto nemmeno a replicare all'offesa, insomma, direi culturale, che sta dietro ad alcune affermazioni fatte dal consigliere Bonomelli, quando, parlando di un fenomeno gravissimo da sanzionare come la prostituzione, e attenzione, ovviamente la prostituzione, è il contrasto alla prostituzione è previsto dalla legge, il processo alle intenzioni no, e io qua per alcuni articoli vedo il processo alle intenzioni, però quando il consigliere Bonomelli prima, parlando di prostituzione, dice di fatto che la città è piena di meretrici che adescano e addocchiano gli uomini, al di là che io francamente tutto questa folla di meretrici non le vedo, ma già nel dire meretrici che adescano e addocchiano gli uomini io vedo una posizione profondamente maschilista degna dei primi del Novecento. Grazie. Grazie consigliera Perego, do la parola alla consigliera Aiosa. Grazie Presidente, volevo intervenire nella dichiarazione di voto, ma a questo punto faccio l'intervento prima. Allora, innanzitutto anche io mi unisco ai ringraziamenti per questo regolamento che è stato licenziato dall'assessore D'Amico e da una giunta di centrodestra. L'assessore D'Amico ha condiviso insieme anche ai civici il suo regolamento ed è stato condiviso e licenziato dalla giunta a cui appartengono forze politiche diverse. Credo anzi che stasera, indipendentemente da come sarà il voto, si possa tranquillamente dire che questo regolamento sarà licenziato dal Consiglio Comunale e da più forze politiche che hanno comunque collaborato alla sua stesura. L'intervento che ha fatto adesso consigliera Perego mi fa sorgere un dubbio, che forse c'è poco riscontro di quello che i cittadini
in questa città vivono e sentono, perché la prima volta che ho letto questo regolamento l'ho visto abbastanza restrittivo, molto delineato e a tratti severo, però in realtà credo che questo regolamento sia frutto di quello che i cittadini in questi mesi e in questi ultimi anni stanno chiedendo e che dia la possibilità alla polizia locale comunque di poter intervenire, perché i nostri primi riferimenti sul territorio attraverso anche i vigili di quartiere, l'azione che loro fanno di giro delle attività commerciali, di dialogo con i cittadini che comunque credo siano sotto gli occhi di tutti, gli dà la possibilità comunque di poter intervenire per poter rispondere a delle azioni che vengono compiute in città che ormai erano decisamente fuori controllo. Quindi credo che con gli emendamenti che sono stati fatti e con l'apertura che è stata fatta dall'assessore per poter comunque integrare con le richieste fatte anche dalle altre forze politiche, sia un regolamento che in questo momento serve alla città per rimettere ordine. Un po' severo forse, ma forse abbiamo lasciato andare in precedenza troppo e tutti si sono sentiti liberi di poter fare quello che volevano senza avere un minimo controllo. E questo credo sia per chi vive la città tutto il giorno, sia attraverso le attività commerciali che comunque come cittadino, sia abbastanza sotto gli occhi di tutti. È stato fortunato, assessore, perché nel suo regolamento non ha dovuto trattare il tema dell'antifascismo. La consigliera diceva che nel regolamento sulle sponsorizzazioni c'è stata chiusura, in realtà non c'è stata chiusura. Il tema che voi avete presentato attraverso quell'emendamento era già ampiamente trattato all'interno dello statuto e tutti noi sappiamo che lo statuto comunale è il regolamento principe sotto il quale poi a cascata vanno tutti gli altri regolamenti. Quindi proprio perché era già contemplato all'interno dello statuto, l'emendamento non è stato recepito perché non era stato ritenuto opportuno rimetterlo in gioco in quella sede. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Se non ci sono altri interventi, assessore, mi chiedeva qualche minuto per controbattere. Mi scusi, Presidente, solo un ultimo intervento. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, questa giunta ha dimostrato di voler investire molto sulla sicurezza e sul buon senso e nella prova schiacciante appunto il nuovo regolamento presentato dall'assessore D'Amico questa sera. Sia come consigliere della Lega non posso che ritenermi totalmente in linea con questo cambiamento, ma soprattutto come cittadina ed essere umano. È vero che è una amara presa di coscienza quella scaturita, diciamo, da riscontrare norme all'interno del regolamento che un tempo erano banalmente buone abitudini, come le aveva definite prima il consigliere Di Cristo. Evidentemente però è una necessità che abbiamo oggi e dobbiamo comunque affrontarla. Certo che comunque non rimanga tale nel futuro, che questa necessità non rimanga sempre. Come Lega apprezziamo in particolar modo comunque il metodo e l'impegno profuso dall'assessore che ha portato, ci tengo a sottolinearlo, ad una nuova concezione di sicurezza legata ad una reale lotta all'abusivismo, all'accattonaggio e alla illegalità. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Assessore, se non c'è nessun altro, aspetti perché qui è l'ultimo minuto, tac. Siamo tutti sereni? Prego, assessore, 5 minuti per lei. Grazie, Presidente. Io, a conclusione di questo dibattito, che ritengo sia stato molto utile perché ha dato un'immagine di un consiglio comunale che ha lavorato mettendo da parte le differenze politiche,
ma ha lavorato insieme per arrivare al risultato che deve essere il risultato migliore per la città, nelle differenze, perché ovviamente ognuno di noi ha le sue differenze politiche, le sue linee politiche, però credo che siamo arrivati a un buon risultato. Ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti, dai consiglieri dell'opposizione ai consiglieri della maggioranza. Ci tenevo a fine del dibattito di sottolineare alcune cose, perché sono state fatte anche delle richieste, ecco, e quindi mi sembrava corretto almeno toccare alcuni spunti che sono usciti nel dibattito. Ad esempio, il consigliere Piano ci ha chiesto di partire con, tra virgolette, una sperimentazione. Allora, io prendo questo suo spunto come uno spunto interessante, perché noi non ci arroghiamo di detenere la verità. Quindi siamo partiti da questo concetto già nell'approcciarci alle commissioni e al lavoro di tutti. Abbiamo cercato di recepire le cose che ritenevamo corrette, proposte da chiunque, e sono disponibili anche a fare magari l'anno prossimo, dopo un anno di applicazione di questo regolamento, lo dico qua anche al comandante Curcio, un tagliando, ecco. Vediamo in un anno quali sono le norme che hanno magari dato più problemi, quali sono quelle che sono state invece quelle che hanno dato maggiori soddisfazioni, maggiori risultati, e magari potremmo anche, in base al feedback, aggiustare il tiro. È vero che per modificare un regolamento c'è un iter un po' lungo, ma non è detto che non si possa fare nel caso ci fosse la necessità. Quindi questa è una sollecitazione che prendo volentieri, perché mi sembra corretta. Quella del consigliere Di Cristo di interagire con gli altri settori, è vero, perché se noi troviamo la persona che dorme in macchina e noi prevediamo che non sia possibile accamparsi, eccetera, ma può darsi che quella persona dorme in macchina perché è stato sfrattato, perché non c'è più la casa, e allora è giusto quello che dice, è giusta la sollecitazione che darò anche come indicazione politica sull'operato alla polizia locale, che nei casi conclamati, quindi se si rende conto la gente quando interviene, che vede della gente che dorme in macchina, si rende conto che non sono dei gente di passaggio che si è arrivata qua solo per bivaccare, eccetera, ma è povera gente che ha perso la casa, la segnalazione al servizio sociale, al servizio della casa, per vedere di trovare una soluzione, credo che sia doverosa. Ecco, quindi anche questa sollecitazione mi sembra molto sensata. Altri spunti, consigliera Perego, la ringrazio perché anche lei ha sottolineato che il metodo è stato un metodo che condivisibile. Ecco. Devo dire che però mi faceva piacere magari puntualizzare alcune cose su quello che ha detto, ad esempio quando dice che ci sono tante norme, sarà forse un po' difficile applicarle, ma gli agenti io non credo che abbiano paura di applicare delle norme, anche perché il regolamento è stato creato insieme a loro, quindi se ci fossero state delle paure o delle problematiche che loro vedevano in alcuni articoli, l'avrebbero detto subito, perché la redazione di base è stata fatta dal comando e dall'ufficiale Brigher, dal comandante, insomma da degli uomini che poi dovranno applicarlo. Quindi io non credo che questo sia un problema. Alcuni articoli, lei ha parlato come si fa a decidere qual è l'abbigliamento indecoroso o meno. Allora, consigliere, noi dovevamo dare delle regole, perché ci sono delle situazioni incresciose. È ovvio che noi non andremo, se c'è, sia sull'abbigliamento indecoroso, sia su altre situazioni, come l'anziano stanco che si appisola un attimo sulla panchina, non ne andiamo a fare la multa perché si è sdraiato sulla panchina, lo facciamo perché anche la norma va applicata con granusale, lo facciamo se c'è
l'incivile che si mette a dormire sfregandosene degli altri, mettendo i piedi sopra, ma se c'è un anziano che ha un momento di sonno e si accascia sulla panchina, non gli facciamo certo la sanzione, come anche una ragazza che esce in minigonna non è certo un abbigliamento indecoroso, però la prostituta nuda con solo un cappotto che apre e chiude a seconda del passaggio delle macchine, questo è facile da capire, quello è un abbigliamento indecoroso. Quindi io credo che i nostri agenti abbiano la capacità di capire quali sono i casi. Quali sono i casi? Poi per le ultime due cose, lei ha parlato di patti della sicurezza. Assolutamente, noi il patto della sicurezza ne stiamo già portando avanti due, ne stiamo portando avanti uno su la videosorveglianza e uno su il controllo di tutte le abitazioni pubbliche. Quindi sono cose che noi abbiamo nel nostro DNA, le stiamo già facendo, ma non abbiamo ritenuto di doverle scrivere nel regolamento, perché il patto sulla sicurezza lo facciamo in base alle norme regionali, a leggi regionali e statali. Non avevamo la necessità di inserirlo dentro qui. È una cosa che l'amministrazione sta già portando avanti, come anche la questione del controllo di vicinato. È stata portata avanti con deliberazioni di giunta, quindi la stiamo già facendo. Ci sembrava quasi superfluo inserirlo lì quando è una cosa ormai già in uso e è una cosa già partita che sta dando degli ottimi risultati. Quindi detto questo, ringrazio ancora tutti i consiglieri di maggioranza che sono intervenuti, che ci hanno sostenuto anche proponendo, perché gli emendamenti sono nati, che adesso andremo a recepire nel maxi emendamento, sono nati non solo dall'opposizione ma anche dalla maggioranza, e quindi abbiamo recepito e lavorato insieme davvero con un'ottima collaborazione. E quindi voi mi avete ringraziato, io ringrazio voi. Grazie Assessore. Dicevo prima che alla delibera è stato presentato un ODG da parte del consigliere Piano. Consigliere Piano, se lo vuole presentare. Grazie Presidente, ma rimetto la lettura ai consiglieri, è stato distribuito, è una riflessione che è sorta in commissione, si tratta più che altro di un atto di indirizzo politico, cioè di una invocazione che la comunità sestese può fare al legislatore nazionale, ciascuno secondo coscienza, per regolamentare un fenomeno. Quest'anno a febbraio la legge Merlin, come sapete, ha compiuto 60 anni, è una legge che dal mio punto di vista ha creato delle storture nel sistema. Dico soltanto che, come anticipavo prima, che in Parlamento giacciono diversi progetti o disegni di legge in materia e che sono trasversali alle forze politiche. Ricordavo un disegno di legge del 2008 a firma del ministro Carfagna, che aveva un approccio leggermente differente, ma che comunque entrava nel merito del problema. Spilabotte 2014 del Partito Democratico, che ha cercato di introdurre nel dibattito parlamentare questo tema, senza parlare delle esperienze di quei sindaci che hanno tentato di richiedere delle zone a luci rosse. Mi riferisco ad esempio ad Ignazio Marino quando era sindaco di Roma. Do solo due dati, perché non voglio che sia una discussione ideologica, ma proprio anche per bilanciare quella norma un po' così bigotta, repressiva che è stata introdotta, mi sia concesso Assessore, nel regolamento, che la spesa complessiva di questo fenomeno si aggira intorno ai 4 miliardi, come dicevo prima, poco meno di un terzo del mercato della droga. È un mercato di tali dimensioni, non corrisponde una capacità investigativa. Abbiamo una popolazione carceraria di 138.000 persone in Italia, di cui solo poche centinaia condannate in via definitiva per lo sfruttamento
della prostituzione. Noi crediamo, diciamo, che con questa mozione possiamo lanciare un appello al Parlamento affinché un fenomeno, come dire, che in altri paesi europei, civili e laici, trova un'adeguata regolamentazione, possa finalmente ritrovarla nel nostro paese e consentire di far emergere tutto quello sfruttamento e quella violenza che si genera sulle donne e quel traffico che alimenta la criminalità organizzata, per ricondurre, diciamo, questo fenomeno a un mercato legale e comunque consentito e regolamentato anche dal punto di vista sanitario. Spero che il regolamento possa essere accolto, dico solo per onestà che le premesse sono quelle che tutti abbiamo potuto leggere, che entrano nel dibattito di stasera. Ho costruito un dispositivo neutro, perché poi sul fenomeno ovviamente le forze politiche possono avere in Parlamento anche delle posizioni differenziate, e quindi l'idea è quella di dire: favorite un dibattito, mettetelo nell'agenda pubblica. Si potrebbe dire, ad esempio, uno di quei famosi 5 punti del contratto che probabilmente dovrebbero consentire l'avvio di un governo, non so, fra Lega e 5 Stelle, fra PD e 5 Stelle, questo si vedrà, ma non è il tema, ma comunque di favorire un dibattito che, come dire, prenda atto di questa iniziativa, che in qualche modo può partire anche attraverso un'espressione formale da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni. Termino dicendo che il contenuto centrale della mozione è ricavato da una mozione che ha una vocazione transnazionale, che quindi ha trattato questo tema, diciamo, non solo nel dibattito locale ma anche in un dibattito più ampio, che poi dava mandato ad alcuni organismi di riportare, diciamo, nei territori e nelle repubbliche di loro competenza questo invito ai legislatori, per cui, diciamo, il testo nella sua analisi centrale è frutto di un confronto che non è stato fatto, diciamo, dal sottoscritto, ma che ha un'elaborazione molto, molto più ampia, complessa e oserei dire anche più qualificata. Grazie, consigliere Piano. Allora, possiamo chiedere, Presidente, la sospensione per 5 minuti? Sì, io ve lo concedo, mi raccomando, 5 minuti. Sì, sospensione per discutere un attimino l'ordine del giorno. Va bene, accordato. Grazie.